La famiglia non è scontro, conflitto, violenza, non è luogo di contesa, non sviluppa solitudini. La famiglia è dialogo, comunicazione, intimità, incontro di sguardi, di storie, di culture. Il Centro Risorse, con la rete dei servizi territoriali, promuove e sostiene la famiglia e favorisce il recupero delle relazioni familiari. Sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri a Sogliano Cavour madre e figlio del posto per spaccio di sostanze stupefacenti e minacce d'aggressioni al pubblico ufficiale. Si tratta di Cianci Vincenzo, 28enne già ampiamente noto alle forze dell'ordine, e di Magnolo Carmela, 49enne pregiudicata residente nel comune salentino. Una vera e propria azienda a conduzione familiare, quella sgominata dai militari del nucleo operativo di Maglie, coadiuvati dai colleghi di Gallipoli. Dopo una prima perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto 7 grammi di marijuana al Cianci. I controlli sono stati poi estesi presso l'abitazione della Magnolo, presso la quale è stato ritrovato oltre un chilo di marijuana, più di 47 grammi di cocaina e ancora una bilancia elettronica di precisione e del materiale per il confezionamento. La donna è stata arrestata e tradotta presso la casa circondariale di Lecce, mentre il figlio è stato condotto presso la propria abitazione di Sogliano. Corsa al rettorato ieri la prima giornata di voto, ma il nuovo rettore dell'Ateneo Salentino non ha ancora un nome. Il quorum non è stato raggiunto e dalle 10 di questa mattina presso il campus Ecotecne sono riaperte le urne. La campagna elettorale, movimentata e ricca di colpi di scena, non lasciava di certo presagire uno spoglio definitivo al primo turno. Non è una sorpresa dunque questa seconda giornata di voto, ma dopo i primi dati il campo si restringe e la corsa a tre diventa un duello. Il professore di letteratura latina Giovanni Laudizzi si ritira e appoggia il docente di biochimica Vincenzo Zara, che con i suoi 400 voti doppia il professore di diritto costituzionale Michele Carducci. Sarà un vis-à-vis quello di oggi e se ancora nessun risultato dovesse pervenire, le urne si riapriranno per la terza volta. Un museo tutto da sfogliare per andare incontro alle esigenze di visitatori e turisti. È nata la nuova guida breve del Museo Provinciale Sigismondo Castromediano, che è stata presentata questa mattina dal presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, e dalla vicepresidente Simona Manca. I due hanno illustrato i dettagli dell'iniziativa alla presenza delle guide e degli accompagnatori turistici che quest'anno sono stati abilitati alla professione del servizio turistico dell'ente. La guida, ricca di illustrazioni a colori, offre al visitatore in sole 16 pagine una descrizione sintetica e completa dei 5 percorsi allestiti all'interno delle diverse sezioni del museo. La notizia è giunta nella serata di ieri come un fulmine a ciel sereno. Peppino Palaia, storico medico sociale dei giallorossi, dopo 36 anni alla guida dello staff sanitario, dalla prossima stagione non farà più parte del team medico. Con lui lascia il Lecce anche il preparatore atletico Giovanni De Luca. Sul fronte mercato ancora non si muove nulla, ferma la trattativa per portare in Salento il centrocampista Carcuro e quasi certa la partenza di Stefano Ferrario. Il centrale è seguito dalla Ternana, ma anche da Pescara e Brescia. D'Ambrosio invece dovrebbe rimanere, mentre a breve è attesa la risposta di Martinez, a cui è stata fatta una proposta del responsabile dell'area tecnica Antonio Tesoro, ma che è allettato da alcune proposte provenienti dall'estero. E mentre si cerca sempre di ingaggiare Fabrizio Miccoli, la dirigenza nel fine settimana incontrerà Scevantone e Giacomazzi e solo allora si conosceranno le intenzioni dei due calciatori uruguaiani.